spirito con un Verona che con l'Anciano deve confermare quanto di buono fatto l'ultima giornata di metà parte con il Foggia. Ripartiamo dallo spirito di Foggia, abbiamo lavorato bene durante questa sosta, quindi penso che siamo pronti per ripartire. Necessaria questa sosta psicologicamente e fisicamente a qualcuno? Sì, soprattutto psicologicamente, abbiamo fatto 6 mesi abbastanza tirati, quindi è arrivata nel momento giusto, come detto prima, abbiamo lavorato bene, speriamo di ripartire da dove abbiamo finito. Ecco, Lanciano ci fa pensare anche al primo gol tuo con la maglia del Verona in campionato, comunque un bel ricordo quello della trasferta di Lanciano, il successo dell'andata lontano, ma è un girone, però. Sì, ma ricordo sempre bello e positivo, visto che è stato il mio primo gol in campionato, e poi è combaciata anche con una delle migliori prestazioni del Verona, quindi speriamo di liberarci. Ascolta, ti debacco questo tema, il campo, il terreno di Tegodi che subita scandalo, destra scalpore, tu ti hai giocato, adesso sembra che più che migliorare sia anche peggiorato rispetto a quando ci sono passati in prima volta contro i Rimini, e l'hai visto la Rimini comunque. Sì, sicuramente è un campo che non ci favorisce per le nostre qualità di squadra, però insomma bisogna andare oltre queste cose, il campo comunque è brutto anche per gli altri, quindi bisogna mettere in campo altre qualità, soprattutto la voglia di vincere della squadra dimostrata nell'ultima partita a Foggia. Un giro da giocare per il traguardo da raggiungere, per la promozione, gli ingredienti in più che deve mettere il Verona per cogliere l'obiettivo rispetto a quando giocava. Questa è una squadra che secondo me ha ancora più margini di miglioramento, visto che sono solo 6 mesi che gioca insieme, la maggior parte di noi è nuova, sono 8 undicesimi della squadra che fino adesso ha giocato erano nuovi, quindi c'è ancora tempo per migliorare, per limare un po' i nostri difetti e poi mettere, come ho detto prima, la voglia e la grinta che c'è stata fino a questo momento, che ci ha permesso di condurre tutto il giorno d'andata. Iniziato nel 2010, un tuo personale auspicio sulla per quest'anno nuovo, professionale e anche umano. Sì, l'importante è comunque stare bene, poi che Lella si giochi come ha fatto fino adesso, poi comunque le cose personali vengono sempre insieme alle vittorie della squadra. Ma come appunto di squadra adesso siete rimarcato, insomma, tiene banco anche la questione possibili nuovi arrivi in caso Lella, se fa il nome di Francesco Di Gennaro, ma immagino voi siete pronti ad accogliere la braccia aperta. Noi siamo pronti ad accogliere qualsiasi giocatore che la società di direttore pensano sia giusto prendere per rinforzare un gruppo già forte. Poi l'importante è che i ragazzi che arrivano sanno che trovano un gruppo compatto, forte, che si integrano subito con noi, con insomma le qualità, se il direttore decide di prendere, quelle sono discusse. Anche questo comunque Manuele è un segnale forte da parte della società, insomma, mettere nuovo mano nel portafogli e portare un giocatore della vertura come può essere quella di Gennaro è una dimostrazione che insomma qui come se alla partita inizia il campionato si vuole vincere. Sì, ma questo lo sappiamo tutti, il presidente, il direttore della società, insomma, l'hanno sempre detto, questo è un gruppo costruito per riuscire a vincere negli anni, quindi qualsiasi giocatore pensa possa far parte di questo gruppo. Grazie.